Buonasera a tutti, spero che mi sentiate fino in fondo. Sono Alessandro Gavetta, sono psicologo junghiano, faccio parte di un'associazione che si chiama Imaginalis, che si occupa di far dialogare la prospettiva junghiana con altre discipline, in genere le scienze naturali, la biologia, la fisica, l'astrofisica, oppure anche le scienze umane come l'antropologia. Stasera abbiamo la fortuna di avere con noi Marco Maculotti, che è direttore e redattore di Axis Mundi, che è una pagina che molti di voi conosceranno, attiva sia su Facebook che online, che si occupa di divulgazione della scienza del sacro, della tradizione, del folklore, ed è una pagina che la divulgazione la fa in maniera eccezionale. Per inciso, Marco Maculotti è anche un amico, quindi soprattutto. Quindi quando si litiga con gli amici alla fine di questi dialoghi è anche peggio. Quando si parla di Apollo c'è da considerare una questione, in genere, come dice Etienne, quando si tratta l'Apollinio in genere si sbadiglia. Si sbadiglia perché Apollo è il dio della perfezione formale, della moderazione, della bellezza delle forme, delle proporzioni. E quindi l'Apollinio ha sempre mandato come messaggio una certa prevedibilità, una certa noia. Stasera indagheremo una serie di aspetti, che sono degli aspetti meno conosciuti dell'Apollinio, attraverso la relazione di Maculotti sullo sciamanesimo iperboreo e soprattutto attraverso alcuni aspetti di Apollo che sono un po' misteriosi, un po' oscuri. Da junghiano devo fare una premessa, c'è una questione che fa differire la psicologia junghiana da tutte le altre psicologie, che è il concetto di archetipo, che ha segnato anche la rottura con Freud. Possiamo definire l'archetipo come una struttura formale che rappresenta una dimensione invariante della psiche, che è come un carattere tipografico che segna un'impronta, su cui poi si innestano altri contenuti. Questi contenuti poi si depositano nell'inconscio collettivo e vanno a plasmare delle modalità di esperienza che possiamo ritrovare sia a livello biologico sia a livello psichico. Queste modalità di esperienza si depositano, però ricompaiono a livello della psiche personale, attraverso una serie di fantasie, di immagini, ricompaiono nei sogni soprattutto. E però possiamo anche studiarle a livello sociale e culturale, perché gli archetipi sono anche delle dominanti sociali, collettive. Ecco, in genere queste dominanti noi le possiamo studiare attraverso lo studio della fiaba e lo studio del mito. Vi devo fare subito una premessa. Non esiste nessun archetipo Apollo, sebbene ci siano dei testi molto conosciuti, tipo l'idea dell'uomo, l'idea della donna, della Bolen. Non esiste nessun archetipo Apollo. Apollo in realtà lo definisce Jung in un carteggio con Creni, è una potenza. È una potenza che veicola una serie di immagini archetipiche, ad esempio l'eroe solare, l'eroe che uccide il drago. Non è archetipo perché non è struttura formale, perché se lo fosse sarebbe impossibile paragonare Apollo con altre divinità solari come Mitra, Helios. Quindi Apollo non è archetipo, ma è una potenza che convoglia alcune dimensioni fondamentali e stasera cominciamo a inquadrarne qualcuna. C'è una prima dimensione che è la distanza. Apollo manifesta la sua natura solare di astro che osserva la Terra da lontano, getta i suoi raggi, però è molto indifferente rispetto alle vicende umane. C'è un autore, un nome che forse vi suona, è Winckelmann, critico d'arte di fine Settecento, che definisce, e questa è una delle frasi che ha più contribuito a far sbadigliare gli studenti nel corso dei decenni, come Apollo il dio dell'elevazione al di sopra di tutto ciò che è umano. In particolare Winckelmann si è occupato della dimensione estetica dell'Apollo del Belvedere, laddove la grecità si è esaltata. C'è un particolare dell'Apollo, del frontone del Tempio di Zeus ad Olimpia, in cui c'è la divinità che rompe in mezzo a una mischia in tumulto col braccio alzato e ordina la tregua. Questo Apollo ha un sorriso malinconico che è il sorriso di chi ha l'accesso alla contemplazione di una verità eterna che non è la verità dell'uomo. Quindi l'Apollino porta la possibilità di distanziarsi rispetto al contingente, una sua differenziazione rispetto al caos.
Apollo, in un altro frangente, siamo nell'Iliade, sta avendo una scaramuccia con Poseidone. Apollo schierato, essendo una divinità anatolica, è schierato con i troiani, arriva Poseidone che lo sfotte, è incalzato anche dalla sorella Artemide, che gli dice, ma insomma, rispondi, dai. E Apollo si leva dalla mischia e dice, sarei folle a combattere con te a causa degli uomini, che come le foglie ora sono freschi e ora appassiscono. L'Apollinea convoglia la dimensione della moderazione e dall'esimersi dalla mischia e dalla polemica. Questa distanza dall'umano comporta una conseguenza. Gli amori in Apollo sono sempre sfortunati. Daphne si trasforma in pianta, in alloro, per sfuggire all'abbraccio di Apollo. Questo mitologema ci fa vedere come l'amore abbia bisogno anche di un certo grado di oscurità, di umidità per poter nascere come una pianta. Ed è una dimensione della psiche che non è nelle corde dell'Apollinio. Oppure, al minimo sospetto di tradimento da parte di Coronide, Apollo la incenerisce. In genere Apollo ha anche amori di tipo omosessuale, lì però siamo in una dimensione per cui c'è un rispecchiamento della dimensione ideale della forma. Forse l'amore più famoso da questo punto di vista è Giacinto. Ovviamente anche una situazione clinica di un giovane che era innamorato di una ragazza, un caso recente, e però c'era il sospetto che questa ragazza se la facesse anche col miglior amico di lui. La questione era un po' subodorata, a un certo punto il teatrino viene fuori, si scopre il patatrac, e due gliela stavano facendo sotto il naso, ed era potenzialmente una situazione da lavare nel sangue. Allora chiedo a questo ragazzo, tu non ti incazzi? E lui fa, no, non mi interessa. Era un ragazzo cresciuto in una dimensione in cui la dimensione dello spirito era molto accentuata, non mi interessa, non ne vale la pena. E questo però è uno dei rischi dell'Apollinio, per cui si è talmente spirituali da non immergersi mai nell'umano. Conoscendo lo sguardo inquisitore di questo ragazzo, ho in mente che farà terra bruciata di tutte le relazioni attorno a questi due e scaglierà a distanza dei dardi, delle saette, pestilenziali, per ucciderli a distanza successivamente. Apollo è anche il lungisettante. La freccia che colpisce ci porta a Delfi. Delfi è un luogo meraviglioso, è un'insenatura tra mare e montagna che ha forma di utero. E Apollo, già da bambino, è ancora in braccio a Leto e comincia a ammazzare draghi. Questo è un'altra delle immagini archetipiche dell'eroe Apollinio. Uccide prima Pitone, da cui deriverà la Pizia, uccide un drago che si chiama a volte Tifeo, a volte Tifone, e soprattutto uccide una dragonessa, Delfina, che ha la bocca a forma di utero. Ecco, questo è uno dei mitologemi fondamentali dell'Apollinio. Siamo di fronte all'eroe solare che costruisce la coscienza. E questo è un tema tipico della psicologia junghiana, quasi classico. Siamo di fronte alla luce della coscienza che deve splendere rispetto all'oscurità e alle tenebre dell'inconscio rappresentato dalla grande madre. Qui siamo nel terreno delle grandi madri di Neumann, perché capirci. La costruzione di coscienza però in analisi è anche pane quotidiano, tutti i giorni e in genere nelle prime fasi dell'analisi si lavora per far sì che la coscienza si differenzi dall'inconscio, ed è anche pane quotidiano col paziente adolescente, in cui la costruzione della coscienza è una dimensione fondamentale per poi emanciparsi e evolversi. Questo è un tema tipico. Siamo di fronte al complesso materno che come un drago ti avvolge nelle sue spire, ti depotenzia, ti avvolge, non permette un'emancipazione, una dimensione evolutiva. E ovviamente una vicenda di un amico che ha una certa sensibilità psicologica ed è figlio di una madre squisita, una donna emiliana, bellissima, dolcissima, però sempre coccolato. E però questa è la fregatura della buona relazione con la madre, tipica della psiche mediterranea. Siccome tua madre è così dolce, tu non ti muovi da mamma perché non te lo fa fare nessuno. E quindi rimani avvolto nelle spire del pitone. Questo amico, per inciso, ha una fobia dei serpenti. Per caso, una amorosa,
che va a fare del volontariato in Colombia, siamo al confine con il Brasile, nella selva del Rio Negro, lui arriva a Bogotà, prende il barchino per andare nel villaggio in Colombia, arriva un indigeno con la maglia della Lazio che lo porta sulla canoa, arriva nel villaggio, in pratica in quei giorni c'era il rito dell'ayahuasca. Poi non è una sciamannato, non ha nessuna intenzione di fare questa cosa, alla fine viene tirato in mezzo. Si trova in questa capanna cerimoniale enorme, c'è la divisione fra uomini e donne, ci sono le donne anziane che fanno le storiatrici, cantano tutta la storia della tribù da capo, e tutto il sito viene ripulito dalle presenze di animali, per cui non ci deve essere nessuna forma di contaminazione. Incominciano a somministrargli la ciccia, che è una birra schifosissima fatta di yucca masticata dalle anziane e poi fermentata. Incominciano a dare le foglie di coca polverizzate, gli sputano addosso del tabacco, insomma incomincia il rito, incominciano i balli. A un certo punto arriva lo sciamano, il mio amico vede della gente che si fa il segno della croce di fianco. Lo sciamano lo guarda gli altri e fa: no, voi no, lui sì. Allora gli dà la ayahuasca, partono 4 ore, altro tabacco sparato negli occhi. A un certo punto sente un formicolio tra le dita dei piedi. Lui guarda, vede un serpentello nero, lì è però al dubbio: sto allucinando oppure no? Un amico di fianco gli conferma: no, c'è veramente. Allora a quel punto lo sciamano arriva, prende il serpentello, lo guarda e gli fa: tu hai paura di questo? E gli fa: e adesso io lo porto fuori e lo uccido. Lo sciamano esce, il giorno successivo c'è ancora un'altra parte del rito, finisce un altro villaggio, lui si addormenta, a un certo punto viene svegliato perché c'è un'anaconda di 3 metri che si è appesa a una trave. Torna a Granada, in Spagna dove viveva, a un certo punto lui sta camminando per strada e a un certo punto vede un serpente enorme, una cosa non umana, vede però un serpente, si avvicina, un serpente di 5 metri fatto di peluche sulla strada. Insomma, incomincia ad avere una serie di sincronicità rispetto all'esperienza che aveva avuto, rispetto al suo nucleo archetipico, che era la grande madre divorante di tipo pitone. A un certo punto, è sempre a Granada, sta passeggiando in campagna, gli urla un contadino e gli dice: ma non hai visto? Fa: guarda, ti è passato di fianco un serpente di 1,5 metri, verde. E lui fa: no, non lo sapevo, e non l'ho visto. E fa: ma tu hai paura dei serpenti? E lui fa: sì. E fa: ma questi non sono mica serpenti seri, i serpenti veri sono al mio paese, in Colombia. A quel punto lui fa un sogno, sogna di essere in casa sua, sente la voce della madre che lo chiama, e lui entra in cucina, vede la madre di spalle, a un certo punto la madre si gira e ha la testa di pitone. Allora lui, cazzo, capisce che c'è una dimensione terrifica, archetipica, che non ha a che fare con la vera relazione con sua madre, poi ci ha lavorato su, ed è uno che poi dopo se l'è giocata molto bene la questione dell'emancipazione, cioè è riuscito a capire quale fosse il nucleo archetipico, quale fosse la parte vera della relazione che poteva recuperare con la madre, ha praticamente messo in campo quello che è il detto di Delfi: conosci te stesso, conosci le potenze che ti abitano e cerca di differenziare ciò che è in te di divino da ciò che è umano. È molto interessante che quando si riescono a conquistare queste aree di coscienza, si riesce a mettere un po' in campo nella vita l'eroe solare, per cui si tradisce, ci si differenzia dall'educazione, dal complesso materno, da tutto ciò che ci è stato insegnato per essere eroici, conquistarsi un pezzo, in genere si avverte addosso una sorta di putrescenza, che è la stessa putrescenza del drago di Delfi, per cui ci si sente in colpa per essersi differenziati. In genere però questo ai pazienti va detto: ti sentirai in colpa, ti sentirai schifoso, ma lo devi fare, devi essere coraggioso e affrontare la paura che ti ha abitato. In genere dopo è molto interessante, dopo che si è svolto tutto questo percorso, arrivano dei sogni, che sono dei sogni di costruzione della casa. La coscienza si è costruita la sua casa e si è differenziata dal complesso materno che prima lo inglobava.
ci si è fondati di più come persona, si comincia a lavorare meglio, si hanno più energie, a volte proprio anche il paziente più bello, ci si è dati una ripulita. Ecco, allora da questo punto di vista Apollo ha anche uno sguardo dall'alto sulla natura, sui suoi misteri e anche la possibilità quindi di organizzarla. Apollo come dio dello spirito apporta la civiltà laddove prima c'era barbarie, è un dio che oppone la cultura alla natura da un certo punto di vista, allora è un dio che presiede allo studio, possiamo ricordare tre dei suoi figli prediletti. C'è Asclepio, che è il dio della medicina, che è una forma di medicina molto legata alla psicosomatica, era già una medicina alternativa già ai tempi dei greci. A Epidauro c'è un santuario bellissimo, per cui il paziente veniva prima sottoposto a una serie di riti di purificazione, poi veniva portato nella parte più oscura del tempio e si aspettava il sogno giusto, si rimaneva in incubazio, quindi si avevano incubi, fino a quando non arrivava il sogno giusto, che era il sogno che aveva la diagnosi di malattia. E allora lì poi il medico aveva l'intuizione. Era il medico specializzato nell'interpretazione dei sogni, era un onerocriticon. Tra l'altro c'è un bastorilievo a Epidauro in cui viene descritta la scena, la medesima scena descritta rispetto all'amico in Colombia. C'è un paziente da cui il male esce sotto forma di serpente. Dio Apollo è anche un dio del saper fare, cioè Aristeo, che è un tecnico che insegna agli uomini il formaggio, l'apicoltura, esatto. E Apollo è anche un dio urbanista che presiede all'organizzazione dal punto di vista politico degli spazi delle città. Ma Apollo, attraverso il suo figlio prediletto Orfeo, è anche il dio della parola poetica, che evoca nostalgicamente quello stato precedente in cui si era uniti con la natura e ribadisce lo strappo che c'è stato fra spirito e materia. La musica di Apollo è una musica che ha a che fare col gioco di proporzioni e di armonie, non è una musica a cui noi siamo abituati, anche per il tipo di strumento che viene utilizzato, la cetra, la lira hanno un volume molto basso, quindi l'ascoltatore greco gioiva dei rapporti e delle loro proporzioni tra le note. Il dionisiaco invece porta un'altra questione, che è l'intensità, il volume, il pathos, l'essere trasportati dalla danza. Questo tema ovviamente ci porta in una delle questioni cardini, che è la nascita della tragedia in Nietzsche. Ed è curioso che Nietzsche veda Apollo come dio del sogno, perché il sogno si esprime esso stesso come attraverso figure e trova una sua esaltazione nella forma della scultura. Mentre Dioniso, a causa di questa intensità emotiva, dell'ebbrezza, invece si esalta nella musica e nella danza. E la tragedia greca è laddove lo spirito greco ha cercato di trovare un equilibrio fra queste due modalità. Lì c'è un'intuizione, definisce l'Apollinio come il tentativo dell'uomo, consolatorio parzialmente, di cercare l'eternità attraverso le apparenze e le loro forme e di riconnettersi a un principio di individuazione, una sorta di essenza eterna che riesce poi a dare le forme. Nel dionisiaco l'atteggiamento è completamente diverso, bisogna sfondare le apparenze, gettare uno sguardo sull'abisso, però ci si connette col flusso dell'eternità che è al di là della vita. Ed è un flusso che è di sofferenza, al tempo stesso concede l'accesso all'indistruttibilità della vita. Ecco, Dioniso è l'archetipo della vita indistruttibile. Questa danza fra Apollino e Dionisiaco non è solo la danza della tragedia, ma viene accolta anche da Jung. Anche da Caro Tenuto in Italia, si tende a far coincidere Apollo con la dimensione della coscienza e Dionisiaco con la dimensione dell'inconscio, per cui c'è questo rapporto di danza paragonabile alla sistole e alla diastole, per cui chi è Apollino cerca di aprire la coscienza, cerca di sfondare la coscienza attraverso esperienze dionisiache, e chi è nel Dionisiaco cerca di darsi una forma prima o poi attraverso la rappresentazione. Questo è
capita tutti i giorni in analisi, per cui l'eccesso emotivo, il magma dell'inconscio si cerca di trasformare in una parola, in una rappresentazione, in una figura che lo contenga, e al tempo stesso però senza l'elemento di pathos, senza l'elemento di emotivo dell'inconscio non c'è nessuna trasformazione, si rimane bloccati. Quindi ci sono delle trasformazioni psichiche in cui l'intelletto non basta, anzi in genere non basta mai, ma bisogna passare attraverso la sofferenza e il cuore, se no non si cambia. Ecco, il dionisiaco permette l'accesso a dimensioni trasformative. Ecco, fino adesso ho cercato di darvi un Apollo in chiaro, potremmo definirlo, un Apollo molto moderato, perché è come se nel corso dei secoli il concetto stesso di Apollino avesse subito un processo di apollinizzazione. Qui Nietzsche forse ci vede giusto, e c'è un grande colpevole che è Socrate, che ha moderato ogni forma di istinto, non solo del dionisiaco ma anche dell'apollinio, per cui c'è la tendenza a far coincidere la dimensione apollinea con il razionale, la dimensione istintiva con il dionisiaco. Ma c'è un lato oscuro di Apollo che è poco trattato, che non è il dionisiaco, non è la compensazione dionisiaca, è un lato oscuro che Kereni definisce il nero di Apollo, che è formato dalla luce di tutti i colori. E noi sappiamo, perché ce lo dice Goethe, che laddove la luce è più chiara, anche l'ombra gettata sarà più scura. È un grande merito che ha un filologo francese, che è Marcel Detienne, che si è occupato di questi aspetti terribili di Apollo, che era una divinità arcaica, un dio schiamazzatore, un assassino, circondato da indovini con un coltellaccio alla cintola, che si aggirava di notte, simile alla notte, e che colpisce a tradimento con le sue frecce obliquamente. E quindi Apollo non è solo il Febo puro, splendente, ma anche un dio che porta la paura. È Phobos, è nipote di Phobos. Ma già negli Ignomerici Apollo entra nell'Olimpo e minaccia tutti gli dèi che si alzano sugli scranni, e la madre là dietro gli toglie le frecce, come dire: guarda che è la tua prima volta qua, non è il caso. Ed è un dio che ha in sé una forma di arroganza e di aggressività, per cui chiunque osi sfidarlo, chiunque umano osi sfidarlo, viene o spogliato o sgozzato. Per cui l'Apollo moderato del Belvedere in realtà è un dio che gioisce nel vedere il suolo che fumava del sangue di perfette catombi. Nel giorno della strage dei Proci è Apollo che arma Ulisse, ed è un dio assetato di sangue. Di peggio Apollo fa con Neottolemo, a cui non perdona il rantore antico come un uomo malvagio di aver ucciso Priamo a Troia. E allora sul suo altare lo fa uccidere da un coltellaccio che colpisce a tradimento, e in seguito Apollo è condannato all'esilio. Ecco, il dio dell'orgoglio illimitato è costretto a lavorare a servizio come un umano tra gli umani. Ed Etienne utilizza una formula per descrivere questo fenomeno, per cui Apollo è il puro che è stato esiliato dal cielo. In nome di questo Apollo si compiono sacrifici animali più che per ogni altra divinità olimpica. A Didima, che è un tempio in Turchia in cui sono stato, è un tempio completamente nero, è fatto di cenere, e ai tempi c'era addirittura un altare che era fatto solo di cenere e di sangue rappreso. In questo tempio sono stati ammazzati centinaia di migliaia di animali, e siamo di fronte quindi a un dio che, anche se è un sensualista, che mangia la carne in modo vorace e che accoppia la sua purezza all'impurezza. In questi tempi anche le figure religiose sono ibride, sono dei macellai che tagliano il pezzo migliore della carne, sgozzano l'animale sull'altare, al tempo stesso però sono degli indovini che si occupano di mantica e dell'interpretazione delle viscere. C'era una forma particolare di mantica che era
rappresentata da interpretazione del crepitio della carne sulla brace con il non tripode. E questi crepitii venivano interpretati come dei segni, come delle dimensioni profetiche, e quindi siamo di fronte a un Dio che è anche irrazionale, o è un'altra forma di logica. Esiste un termine, semainen, che ha molto a che fare anche con sciamano, dal punto di vista etimologico, per cui si può conoscere attraverso i segni le tracce di indizi. E anche a Delfi ritroviamo una prevalenza di una parola che è di tipo oracolare, che è un segui la mia voce, che indica un percorso e uno spostamento nello spazio che non è lineare, ma è seguendo indizi. Tipico dell'oracolo di Delfi è la fregatura per chi ha preso l'oracolo in maniera letterale. Gli oracoli sono sempre veri, se visti in una logica di tipo analogico. Allora, a questo punto, se noi parliamo di Apollinio, e se l'Apollo è sia questo Apollo in chiaro, ma anche questo Apollo in scuro, di quale coscienza parliamo quando si parla di Apollinio? Siamo di fronte a una coscienza, allora, che si può eclissare, che ha delle macchie cieche all'interno di sé. In psichiatria si utilizza un termine che è coscienza crepuscolare, per cui la luce si può abbassare, può venire meno, ma mai del tutto, ma in questo abbassamento di coscienza può affiorare una modalità che appare aliena. Ecco, questo Apollo in chiaroscuro, che ho chiamato in chiaroscuro, ci permette di vedere una questione importante, che è l'illusione della razionalità della coscienza, che si pensa nel logos, si pensa in un principio di causa ed effetto, e che invece può funzionare in una modalità differente, per intuizioni, per voci interiori, per analogie, per cui c'è un'alterità che pare all'interno dello spazio di coscienza, che non è l'inconscio, ma è la razionalità che viene meno, che va in esilio e che può fluttuare, come un'epidemia. Anche durante il giorno tutti noi abbiamo lo stesso livello di coscienza. Questa tensione la possiamo immaginare come quelle illusioni figure sfondo di Escher, in bianco e nero, in cui nel momento in cui si vede le parti in bianco non riusciamo a vedere il nero e viceversa. Ecco, forse l'analogia ci dà una mano, perché ci dà uno strumento concettuale per comprendere questa giusta posizione e questa proporzione, che non è mai un'integrazione, ma è un abbinamento che si mantiene in tensione come una corda. Questo lato oscuro della coscienza si può esprimere in modalità autoaffermative crudeli. C'è un'immagine dell'Iliade bellissima. C'è Apollo che abbatte il muro degli Achei senza fatica, come un bimbo la sabbia sulla riva del mare, che dopo aver battuto i suoi giochi infantili, di nuovo con i piedi e con le mani rovescia tutto giocando. L'Apollinio è anche allora una spinta oltre, a colpire l'obiettivo, a seguire questa tensione, ed è una spinta a colonizzare, che è stata una parte importante della coscienza europea. È una spinta che spinge a strappare la terra al mare, che prevede una forma di autoaffermazione. Appena nato Apollo si mette in piedi, comincia a camminare davvero a Delfi, la prima cosa che fa è mettere il piede su una pietra e comincia a costruire il suo tempio. Nello junghismo, cioè il viaggio della vita viene definito individuazione, è il percorso destinale che tutti noi dobbiamo affrontare, non è una passeggiata. Però c'è una frase di Jung, ed è il percorso che serve per diventare se stessi. C'è una frase di Jung rispetto all'individuazione, per cui Jung sostiene che tutti noi, per differenziarci, per diventare sempre di più noi stessi, però dobbiamo anche sopportare la colpa di questi cambiamenti e accettare queste forme di esilio. In seguito potremmo restituire al sociale quello che noi ci siamo presi differenziandoci. Ecco, l'Apollinio è anche una dimensione sociale. La modalità di diventare se stessi attraverso Dionisico è molto differente. Possiamo, come chiosa, ragionare sull'Apollinio oggi,
parlare di Apollinio puzza un po' di vecchio rispetto ad altre dimensioni archetipiche. Siamo in un mondo che in questo momento è dominato da una dimensione mercuriale, tutti noi abbiamo internet, siamo in mezzo a un flusso di informazioni costante, le relazioni sono veloci, le relazioni sono un mercato, l'altra dimensione mercuriale, o al massimo c'è qualcosa del dionisiaco nelle feste, nel bambino, che bambino consumista della grande madre mercato, che si allatta al seno della grande madre mercato, qualcosa c'è. L'Apollinio sembra un po' in afflizione, però ci sono alcune questioni dell'Apollinio che circolano. Una è l'intuizione che è stata rivalutata. Io ho in mente un conoscente che lavora nell'ambito di tecnologie avanzate, per cui non si seguono più dei test di verifica e di controllo, ma se in un brainstorming qualcuno ha un'intuizione, la si realizza subito e al massimo poi la si butta via, perché costerebbe di più fare tutto un processo che segue il flusso di cause ed effetti, di verifiche e di test. C'è un'altra questione che è molto più sottile e che ha a che fare con la presenza all'interno della psiche della credenza dell'esistenza di forme di vita perfette al di là della propria singolare esistenza, per cui esiste il fisico perfetto, esiste la vita perfetta, e questa è una cosa molto attuale, per cui non si è mai pronti perché non si è ancora perfetti e quindi non si entra mai nella vita. E ancora in ultimo in mente quello che sta succedendo adesso con i pazienti specialmente giovani, in cui non c'è tanto la sofferenza del dionisiaco, ma c'è proprio ci sono proprio le stesse domande che venivano fatte all'oracolo di Delfi, che in genere erano: cosa devo fare, cioè qual è il mio destino di vita, e dove devo fondare la mia città, cioè dove devo andare, dove posso trovare ciò che mi fonda. E allora l'Apollinio è anche una dimensione che permette di costruirsi la propria traiettoria di vita, non in modo lineare, ma un po' tipo Li Ching, cercando di interpretare i sogni, i segni, gli indizi, le sincronicità. Ecco, questo è ciò che sta cercando ultimamente nelle stanze di analisi, specialmente con i giovani. Negli ultimi anni ho cercato di vedere più templi possibili di Apollo per capire sul luogo proprio come queste dimensioni del sacro poi plasmassero anche i luoghi. E ho visto Delo, che è un sito archeologico meraviglioso, e Delo è sempre stata un'isola inaccessibile ai naviganti, ed è il luogo in cui Apollo è nato. C'è una palma, che probabilmente non sarà la stessa palma di Apollo, ma c'è, però c'è quella percezione della necessità apollinea di isolamento per non essere contaminato. C'è Rodi, che invece è stata una colonia dei figli del sole, in cui c'è la percezione dell'Apollo industrioso che lavora, che costruisce. E poi c'è Didima in Turchia, che è un sito mai visto perché è tutto nero di fuligine, di cenere, di queste centinaia di sacrifici. E, tra l'altro, ero in Turchia e tra gli epiteti di Apollo c'è l'Apollo licio, sia perché c'è la licia, sia perché è l'Apollo dei lupi. E dentro di me dicevo: chissà se vedrò mai i lupi neri di Apollo. Una mattina volevo fare un bagno, alle 8 del mattino, a un certo punto sento un rumore fra le fronde, vengo ad attaccare a due lupi neri incazzatissimi. Allora ho detto: cazzo, questi si attaccano, le gambe me le fanno, se mi prendono al collo sono morto. A quel punto arriva un pastore che vive in una baracca, mi fa sorry, io ho detto, appollineamente, ho detto sorry un cazzo. E proprio ho sentito che qui c'è qualcuno che mi ha messo una mano sopra, ho detto qui c'è qualcuno che mi ha protetto, mi ha fatto cagare addosso, mi ha fatto spaventare, l'Apollo Phobos, però mi ha anche protetto. Poi c'è Naxos, che è un sito di cui è rimasto solo la porta, è su un istmo di roccia tra due correnti che si muovono in direzioni opposte, per cui c'è una certa tensione, e il sole appare all'alba al tramonto,
e i raggi del sole passano attraverso la porta, per cui c'è un rimando all'eternità del sole rispetto all'attenzione dell'umano. E poi c'è Delfi, che è un sito in cui si ha una percezione del sacro pare forse, secondo me, superiore a quella di San Pietro. È un sito in cui c'è un magnetismo terrestre incredibile e si ha la percezione che da un momento all'altro una voce possa apparire all'interno di te. Passo la parola al Macula. Dunque, molti argomenti della mia trattazione sono già stati anticipati da quella del collega Gabetta. Io cercherò di mettere in luce come, a parte le visioni della psicanalisi contemporanea, dei germanisti dell'Ottocento, il nucleo fondativo del culto di Apollo, Iperboreo in particolare, ma anche altri tipi di Apollo, con altri epiteti, sia indubbiamente sciamanico. A partire dalle pratiche, dalle credenze escatologiche che poi andranno a tradursi anche nella scuola platonica, nella scuola pitagorica, orfica. Se si pensa allo sciamanesimo nell'antica Grecia, solitamente si può pensare a Dioniso, alle Baccanti, alle Menadi, ma la figura di Apollo è più connessa allo sciamanesimo di quella di Dioniso, in quanto, come nota Colli, Apollo si manifesta attraverso l'oracolo. La parola oracolare manifesta una distanza che esiste tra l'umano e il divino, una distanza incolmabile, e questa distanza va colmata da una traduzione che deve fare appunto l'oracolo, il supplice, rispetto al messaggio dell'oracolo apollineo. Infatti, anche se Dioniso è considerato il dio che possiede tramite l'entusiasmo la mantica, ovvero la divinazione, la conoscenza divinatoria sacra deriva da Apollo, e questo termine mantis, mantica, è connesso alla mania. In questo senso la mania apollinea si distingue dall'entusiasmo dionisiaco, in quanto entusiasmo già etimologicamente da questa idea di uno spirito che ti entra dentro, ti possiede totalmente, di modo che la coscienza umana è del tutto persa in questa potenza divina esterna. La mania apollinea invece si basa sulla capacità dello iatromante, così venivano chiamati gli sciamani apollinei, di controllare in qualche maniera questo ingresso esterno da parte del Dio nella coscienza umana, e quindi di tradurlo in concetti umani, come conosci te stesso, nulla di troppo. Questa la distanza appunto tra il divino e l'umano necessita una traduzione, e Giorgio Colli, che ha studiato in particolare questo Apollo sciamanico, questo Apollo divinatorio, differenza sia dei germanisti dell'Ottocento, tra cui Bachofen, sia da Nietzsche, che poi distingue in maniera impropria tra Apollo e Dioniso, mettendo in rilevanza l'Apollo razionale, l'Apollo del Logos. Giorgio Colli invece comprese questo substrato, diciamo, sciamanico che sta dietro il culto apollineo. Infatti, come scrive nella Nascita della filosofia, a Delfi si manifesta la vocazione dei greci per la conoscenza. Sapiente non è quello che è ricco di esperienza, chi eccelle in abilità tecnica, in destrezza, in espedienti. Sapiente è chi getta luce nell'oscurità, chi scioglie i nodi, chi manifesta l'ignoto, chi precisa l'incerto. Apollo simboleggia questo occhio penetrante. C'è anche una frase di Empedocle, un aforisma di Empedocle, che definisce il Dio come un cuore che sta al centro dell'universo, e da questo centro dell'universo invia le sue frecce in tutto il mondo, con le quali rapisce appunto la coscienza umana e la porta a un livello superiore. Ma proprio in questa azione apollinea di colpire il fedele, il supplice con la freccia, noi vediamo appunto quella che chiamiamo coincidenza oppositorum, ovvero la capacità di unire gli opposti per giungere a quella dimensione superna, apollinea, che sta appunto al di là degli opposti, al di là delle dicotomie,
nel puro piano dell'essere, che non conosce dicotomie. E questi due simboli di Apollo, l'arco e la lira, riassumono l'esperienza che il fedele di Apollo, quando scendeva nelle grotte sotterranee in cui poi riceveva l'oracolo dal dio, provava. Da una parte l'effetto della lira, dell'estasi, un'estasi, se vogliamo, di tipo fluido, fondato su una sinfonia della musica delle sfere, come dicevano i pitagorici, e poi la freccia che in questo flusso estatico fissa la coscienza dello sperimentatore su un piano di realtà più elevato, e qui allora si manifesta quel cambio di realtà, quel passaggio dalla realtà umana, dicotomica, sublunare, invece alla realtà apollinea, che è la realtà che sta al di sopra del gioco delle dicotomie che governano il mondo sublunare. Giorgio Colli scrive: la doppiezza intrinseca alla natura di Apollo testimonia parallelamente una frattura metafisica tra il mondo degli uomini e quello degli dèi. La parola è il tramite, essa viene dall'esaltazione e dalla follia, è il punto in cui la misteriosa e distaccata sfera divina entra in comunicazione con quella umana. Di qui la parola viene proiettata in questo nostro mondo illusorio. Questo proiettarsi della parola di Apollo sul nostro mondo è rappresentato dal mito greco con due simboli, con due attributi del dio: l'arco a designare la sua azione ostile e la lira a designare la sua azione benefica. La sapienza greca è un'esegesi dell'azione ostile di Apollo, e la frattura metafisica che sta alla base del mito greco viene commentata dai sapienti. Il nostro mondo è la parvenza di un mondo nascosto, del mondo in cui vivono gli dèi. Eraclito non nomina Apollo, ma si serve dei suoi attributi, l'arco e la lira, per interpretare la natura delle cose. Dell'arco il nome è la vita, l'opera la morte. In greco il nome arco ha lo stesso suono del nome vita. Quindi il simbolo di Apollo è il simbolo della vita, ma la vita è interpretata come violenza, come strumento di distruzione. L'arco di Apollo produce la morte. In un altro frammento Eraclito accoppia l'azione ostile del dio alla sua azione benigna, armonia contrastante come quella dell'arco e della lira. Dunque le opere dell'arco e della lira, la morte e la bellezza, provengono da uno stesso dio, esprimono un'identica natura divina, simboleggiata da un identico geroglifico. E soltanto nella prospettiva deformante, illusoria, del nostro mondo dell'apparenza, si presentano come frammentazioni contraddittorie. Vi è infatti da notare che, come avviene nella tradizione induista, in particolar modo shivaita, la distruzione della coscienza umana, limitata a questo nostro piano di realtà, che appunto viene visto dai greci come illusorio, come umbratile, si può considerare in qualche modo benefica. La distruzione che Shiva porta all'interno della coscienza meramente umana, i testi induisti affermano che Shiva danza nel campo crematorio. Questo campo crematorio è appunto il campo della coscienza umana, e questa coscienza umana deve essere in qualche modo distrutta per arrivare al livello superiore divino. Come il fuoco e la danza di Shiva, nella tradizione greca è la freccia di Apollo, che appunto, frantumando la coscienza umana, meramente umana, la porta a un livello sopraelevato. E questa visione del sacro come mistero tremendo, come totalmente altro dall'umano, è stata analizzata da un teologo tedesco a inizio Novecento, tale Rudolf Otto. Sebbene Rudolf Otto non tratti in particolar modo di Apollo, ma anzi si concentri più sui testi vetero-testamentari, noi possiamo vedere in alcune sue citazioni delle tematiche che vanno di pari passo all'apollinio. Egli infatti scrive che il sacro al tempo stesso commuove e riempie il nostro animo con una forza forsennata. Questo senso del mysterium tremendum è il sentimento che ne emana, può penetrarci come un flusso di armonioso, riposante, vago raccoglimento, la lira, il suono della lira, noi aggiungiamo, oppure può trapassarci l'anima con una risonanza continuamente fluente che vibra e perdura lungamente finché svanisce per abbandonare al suo tono profano, e esso può anche rompere dall'anima subitamente con spasmi e convulsioni, e sarebbe appunto quando la coscienza del fedele viene
colpita e rapita istantaneamente al mondo superiore dalla freccia apollinea. Può trascinare alle più strane eccitazioni, alla frenesia, all'orgasmo, all'estasi, quindi alla mania apollinea, che è strettamente connessa alla mantica, alla capacità divinatoria. Può rivestire forme selvagge e demoniache, può farci precipitare in un orrore spettrale pieno di raccapriccio. La manifestazione antecedenti primordiali, crudi e barbarici, e ha la capacità di trasformarsi nel bello, nel puro e nel glorioso. Può divenire la silenziosa e tremante umiltà della creatura al cospetto di quello che è il mistero ineffabile. Questa concordanza tra l'aspetto luminoso del divino e quello invece tremendo, quello che fa terrore, è ben esplificato nelle fonti antiche degli autori classici riguardanti i sacerdoti apollinei, che venivano chiamati gli atromanti. In questo nome vi è racchiusa etimologicamente sia la capacità di predire il futuro, sia quella di influire sul futuro, compiendo viaggi nei mondi superiori e nei mondi inferiori, che sono mondi ben ricordati dalle tradizioni sciamaniche di tutti i paesi, di tutte le culture. Questa unione degli opposti è ben esplificata in questi rituali, appunto, che si compivano in luoghi sotterranei, nelle caverne che erano posti sotto i templi di Apollo, per esempio nell'acropoli di Apollo a Delfi si parla di canali sotterranei, cunicoli sotterranei, che sarebbero stati edificati da eroi mitici che vengono legati anche al ciclo degli atromanti apollinei. Quindi si parla anche di una specie di geometria sacra e di architettura sacra nella costruzione di questi ipogei sotterranei, che noi possiamo collegare agli ipogei di Malta, antichissimi, risalenti all'età del bronzo, costruiti secondo delle caratteristiche fisiche, geologiche, ma anche geometriche, nel senso di dimensioni che richiamano il numero aureo, così caro ai pitagorici, che appunto riescono a far avere al fedele, al supplice, delle esperienze mistiche, magari anche combaciati con il suono di alcuni strumenti rituali che venivano utilizzati in queste cerimonie di incubazio a cui si sottoponevano gli atromanti. Queste cerimonie, più che cerimonie, sono rituali individuali di incubazio, cioè incubazione, avvenivano quando lo iatromante, il supplice, voleva conoscere qualcosa del suo destino, oppure voleva conoscere la cura di una malattia, come accadeva nel tempio di Asclepio, che tra l'altro è considerato lui stesso figlio di Apollo, nonché sacerdote apollinio iatromantico. Notiamo che in questi rituali c'è ancora una volta un'unione tra l'elemento della caverna, l'elemento sotterraneo, oscuro, questa catabasi che il fedele deve fare, deve scendere fisicamente nella grotta sotterranea, deve compiere delle offerte rituali, dei sacrifici. Spesso si nota delle coincidenze oppositorum anche nel senso delle offerte: deve portare delle offerte di miele, che è connesso alle api, animale luminoso apollineo, e deve offrire questo miele a dei serpenti sotterranei, che invece sanno significare appunto la parte più inconscia dell'essere. C'è quindi questa unione degli opposti che serve a raggiungere poi l'esperienza dell'elevazione mistica, dell'elevazione apollinea, come se non si potesse raggiungere il mondo superiore senza passare da quello inferiore. E qua ci sono tantissime miti, leggende, tradizioni riguardanti gli atromanti che scendono nel mondo sotterraneo. Ovviamente Orfeo, una leggenda più famosa di tutte, Orfeo aveva chiaramente delle caratteristiche apolline, il fatto di saper incantare gli animali col suono della lira, di conoscere la lingua degli animali. Nello sciamanesimo siberiano si dice per esempio che conoscere la lingua degli uccelli equivale a conoscere la lingua divina, ovvero il codice della realtà che sta dietro al mero linguaggio. Ed è questo codice del reale, vero, che sta dietro invece al tessuto del nostro mondo, che è illusorio, che è quello che passa al fedele con l'oracolo apollineo. E questa conoscenza, questa sapienza deve essere per forza tradotta in termini umani.
D'altra parte Eraclito stesso mise sottolineare il fatto che gli dèi non amano la parola chiara, gli dèi parlano per enigmi, perché il mondo divino deve essere tradotto per avere un senso nella mentalità umana. Ci sono molti di questi iatromanti, di questi sacerdoti di Apollo che vengono nominati dalle fonti antiche, per esempio negli Stromata di Clemente Alessandrino. Tra questi nomi di sacerdoti apollinei noi troviamo dei filosofi ben conosciuti come Socrate, come Empedocle, che è considerato il fondatore della medicina occidentale. E troviamo anche Zoroastro, che era di un'altra ecumene geografica, l'antica media, vale a dire l'odierno Iran, viene inserito in questa lista di Clemente Alessandrino come un sacerdote di Apollo. Troviamo Pitagora, ovviamente, che era considerato, diremo in maniera induistica, un avatar di Apollo, una sua emanazione. Tutti questi iatromanti, di tutti questi iatromanti si ricordano i loro poteri sovrannaturali, noi potremmo dire, simili sia ai siddhi dei shivaiti, insomma, degli asceti induisti, ma anche simili soprattutto ai poteri che Giulio Cesare e altri autori latini riconoscono ai druidi. Degli iatromanti si dice che potevano guarire le persone accedendo al mondo sotterraneo, ritrovando le anime perdute, curando le loro malattie, chiedendone la soluzione agli spiriti del mondo sotterraneo, che poi è l'Ade nell'antica Grecia. Degli iatromanti si diceva che sapessero modificare il tempo meteorologico, quindi modificare le piogge, il vento. Sono tutte delle caratteristiche che vengono affibbiate anche ai druidi, ma anche, per esempio, in epoca più recente medievale, alle streghe, per così dire, a coloro che secondo la tradizione irlandese erano in contatto con il popolo segreto. Infatti poi ritornerà ancora, vedremo in seguito come ci siano dei collegamenti tra la tradizione ellenica e quella celtica. Altre operazioni che potevano fare questi iatromanti era guarire le città dal miasma. Il miasma era considerato una malattia spirituale che andava oltre la malattia fisica, come può essere una malattia che infettando la popolazione uccide semplicemente i suoi membri. Il miasma era considerato derivante da un disequilibrio delle cose, e quindi serviva un personaggio che era appunto questo iatromante, e che è lo sciamano in altre culture, che interviene a livello sottile per mettere a posto questo equilibrio che la persona normale non riesce a vedere. Ma abbiamo nominato già che ci sono dei contatti molto forti tra la tradizione ellenica e quella celtica da questo punto di vista, perché Apollo in questi oracoli, e come Apollo anche i suoi iatromanti che ne facevano le veci, è considerato un daimon, vale a dire un demone, uno spirito immortale che dimora nel sottosuolo. Per esempio a Delfi, la natura sotterranea del demone apollineo si connetteva però al tempo stesso alla sua assialità da un'altra parte. Nel tempio sotterraneo di Delfi di Apollo c'era l'Omphalos, vale a dire il simbolo che equivale al simbolo che nell'induismo è chiamato Yoni, cioè il grembo cosmico, la vagina cosmica, che serve a raccogliere le energie dei questuanti, dei partecipanti al rito. E poi vi era questo albero sacro di alloro che equivale al lingam shivaita, vale a dire quella specie di simbolo, di albero cosmico, di asse cosmico, di axis mundi, che serve a far scendere la divinità dalla sua sede celestiale, superna. Quindi vediamo anche qui questa coincidenza oppositoria, ma alla fine Apollo, anche se è considerato come l'essere puro che sta al di sopra di tutte le dualità, i dualismi e i mondi più pesanti, come il mondo sublunare, dimora anche nel centro della Terra. Cioè questo dimora praticamente ai due estremi dell'asse cosmica, nel punto più elevato, che è
il culmine dell'albero di alloro, che tra l'altro poi ha significati molto luminosi, l'immortalità, la vittoria, già nei giochi pittici, no, creati in seguito all'uccisione di Pitone, i vincitori di queste gare poetiche e musicali venivano premiati, incoronati con la corona di alloro. E poi c'è questo invece lato più oscuro, più ctonio. Apollo sì, è il dio del puro essere, è questa scintilla pura, ma è intrappolata in questa dimora sotterranea, come se fosse in esilio. È intrappolato come Cronos, dopo Saturno Cronos, il dio dell'età dell'oro, dopo che è stato scaraventato giù dall'Olimpo ed è stato scaraventato nel Tartaro. È simile a Lucifero nella tradizione dell'Antico Testamento, è simile a una serie di figure, poi vedremo, che hanno un ben significato escatologico anche. Ma soffermiamoci un attimo sulla questione di Apollo come dio intrappolato in una grotta, intrappolato in questa sede sotterranea, in questo esilio, in questo coma, in questo stato di vita interrotto, di vita nella morte, come dice Détienne, tra l'altro. Viene infatti come il mito di Crono, un mito uguale su Apollo, che appunto di cui parla Détienne. Apollo si sarebbe ribellato a Zeus dopo che questi ha ucciso Asclepio, suo figlio, il sacerdote, in seguito a una lite con i ciclopi. Per questo Apollo viene obbligato, viene condannato da Zeus a servire il gregge dell'umanità per un grande anno. Questa formula nella sapienza degli antichi greci equivaleva a dire un ciclo intero, un eone di tempo, come dire un intero kulpa nell'induismo, un intero ciclo cosmico. Dunque vediamo che Apollo, in qualche modo similmente a Lucifero anche, viene considerato quasi, o come Prometeo anche, come Prometeo, come emerge dai saggi di Cherenio, viene considerato colui che si è ribellato a questo ordine immobile, a questo cosmo, questo logos creato da Zeus, e anzi vuole dare all'uomo questo logos, vuole dare all'uomo questa scintilla divina. Però, qua vediamo un altro lato escatologico della questione, Apollo come Cronos è intrappolato, come Re Artù anche, come un sacco di figure divine che nei miti si dice che siano sospesi in uno stato di attesa. Anche se vogliamo arrivare ai nostri giorni, si può nominare anche i miti lovecraftiani con Cthulhu che dimora sotto i mari e attende che le stelle tornino al proprio posto per ritornare a governare in questo mondo. In tutti questi miti escatologici vi è l'idea che il puro essere, vale a dire l'età dell'oro, l'esistenza di questa età precedente allo spazio-tempo, precedente al. La nascita delle dicotomie del maschio e della femmina, dello spirito e della materia, ecco, questa esistenza pura, dorata, viene escatologicamente viene rinchiusa in questi miti in cui c'è questa divinità in attesa di risvegliarsi. Si dice per esempio che Saturno Cronos dimori anche oltre che nel Tartaro, su un'isola posta agli estremi della Terra, ai confini della Terra. E questa isola si chiama di volto in volto in modi diversi, Ogygia, che vuol dire la primordiale, quindi lasciando intendere in qualche modo un centro, un polo, da cui l'isola, per mettere in rilievo il suo isolamento rispetto alla realtà che noi possiamo conoscere. E questa isola è anche l'isola dei Beati, ed è anche l'isola delle Esperidi, dove le mele d'oro di Apollo, in quanto vi è un legame etimologico tra Apple, mela, Apollo e Avalon, che è l'isola delle mele e che è anche l'isola sacra della tradizione celtica, dove vivevano i Quadha de Danann, che sono una popolazione mitica di dei che egualmente all'Apollo, egualmente a questi beati che vivono con Cronos nell'isola dei Beati ad Ogygia, questi Tuatha De Danann sono stati intrappolati sottoterra dopo che la loro epoca è finita e dopo che sono arrivati nella tradizione irlandese i milesi. Questi Tuatha De Danann, come
Apollo e come i demoni che secondo Esiodo alla termine dell'età dell'oro e dell'argento diventano i demoni custodi dell'umanità, ugualmente anche i Tuatha De Danann si caricano sulle spalle questo compito di aiutare l'umanità successiva, ovvero noi altri, in maniera sottile dalle loro sedi sotterranee, come? Esattamente come, come facevano gli atromanti apollini, perché i druidi celtici, i bardi celtici, anche qui vediamo che come nel culto apollineo musica e poesia e visione sono sempre connesse. I Tuatha De Danann in epoca medievale diventano i fairies, sono tutte quelle creature sottili che vengono chiamate in maniera diversa elfi, fate e tutto quanto, e noi vediamo che nella tradizione apollinea si pensa che non si può arrivare all'illuminazione di Apollo senza passare per le muse o per le ninfe, che sono l'equivalente, oppure in altre leggende si dice che Pitagora e Epimenide di Creta, che sono due dei più famosi sacerdoti apollinei, sono scesi nella grotta al di sotto del monte Ida a Creta e hanno conosciuto la sapienza dai dattili, che sono una popolazione ferica, sottile, che ha molti contatti appunto con quella degli gnomi e degli elfi della tradizione germanica. Se noi volessimo spingere ai massimi estremi queste teorie scatologiche, si potrebbe notare che la figura apollinea, la figura figura peraltro che trova molti paralleli nella tradizione celtica, per esempio con Lugh e con Belenos dei Longobardi e dei Liguri, sono sempre dei dei di luce, luminosi, che però sono connessi anche tipicamente anche all'oscurità, al corvo, anche Odino per esempio. Sta di fatto che queste leggende che vogliono che Apollo, che Cronos, Saturno dimorino in questa dimora a noi nascosta, segreta, e che vogliono che tornerà l'età dell'oro e torneranno a regnare Apollo e Saturno aureo, chiamato Aion nella tradizione greca, si ricollegano a un'altra serie di leggende scatologiche che noi troviamo in tutte le tradizioni e che hanno a che fare appunto con la cosiddetta fine dei tempi, con la conflagrazione definitiva, universale, che riporterà la manifestazione cosmica fondata sulle dicotomie illusorie, invece la riporterà alla fonte originaria. Nel buddismo infatti abbiamo Kalki Avatar, l'ultimo avatar di Vishnu, che molto apollineo giunge su un cavallo bianco imbracciando una spada. Nel buddismo, nell'induismo questo, nel buddismo abbiamo Buddha Maitreya, che è una specie di avatar, emanazione terrifica comunque di Buddha, che porterà alla fine dei tempi, esattamente come la seconda venuta di Cristo, che verrà con il fuoco, porterà alla fine dei tempi. E questo elemento del fuoco che distruggerà il mondo alla fine dei tempi ritorna spesso connesso anche nelle altre tradizioni. Per esempio nella tradizione norrena si dice, ecco e cito, all'inizio dei tempi, prima di ogni cosa vi fu quel mondo a mezzogiorno, questo è l'Edda poetica, che si chiama Muspel, esso è chiaro e sereno, la regione è fiammeggiante e ardente, impervia che straniero non vi è nato. Colui che ha nome Surtr, e notiamo Surtr e Saturno e Satya Yuga induista sono connessi etimologicamente, colui che ha nome Surtr la risiede al confine di quella terra e ne è il custode, brandisce una spada fiammeggiante, alla fine dei tempi verrà e porterà rovina e vincerà tutti gli dèi e brucerà con il suo fuoco tutto il mondo. Quindi questa visione scatologica che esiste nelle tradizioni antiche, pagane possiamo dire, comunque premonoteiste, non ha una visione satanica di questa potenza luminosa che alla fine dei tempi giunge per distruggere la manifestazione cosmica che noi possiamo toccare con mano e vedere con occhio. La distruzione che avverrà alla fine dei tempi è opera di Apollo, Saturno, Surtr, Kalki e tutti gli altri avatar definitivi, è appunto a livello collettivo quello che avviene a livello individuale per lui atromante, per l'operatore che riesce a incontrare Apollo, appunto si fa colpire con la freccia,
e riesce a arrivare a quel mondo del puro essere. Quindi queste escatologie portano ad, una, ad un livello collettivo e ad un livello, anche se vogliamo, temporale, perché mettono fine allo spazio-tempo, mettono fine ai cicli cosmici, portano a livello collettivo l'esperienza del singolo. E addirittura nell'Apocalisse di Giovanni, che detto per inciso fu scritto dopo un incubazio nella grotta sull'isola di Patmos, esattamente, nell'Apocalisse di Giovanni si legge, e cito, ecco qua, Apocalisse 9:11: e avevano per re sopra di loro l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon. Vediamo allora come la stessa rivelazione di Giovanni dà il nome, dà questo Dio dei tempi finali, che porterà appunto l'Apocalisse, porterà la rivelazione, perché Apocalisse vuol dire rivelazione, questo nome Apollyon. E Apollyon deriva da un verbo greco che significa distruggere. Quindi etimologicamente il nome di Apollo significa il distruttore, perché come abbiamo detto distrugge sia la coscienza meramente umana facendola arrivare a un livello superiore, divino, ma poi distrugge anche, secondo questa escatologia di cicli cosmici, la manifestazione cosmica alla fine dei tempi. E scrive ancora Giorgio Colli: l'etimologia stessa di Apollo infatti suggerisce il significato di colui che distrugge totalmente, ed è così che viene mostrato all'inizio dell'Iliade, quando con le sue frecce lui sottrae questi eroi, o anche a Tebe, dal destino mortale, dalla distruzione, dalla rovina, e colpendoli con la freccia, questi cosa diventano? Diventano i demoni del mondo sotterraneo, diventano gli oracoli apollini, che poi verranno adorati e consultati nei secoli a venire. E questo è anche in connessione con quanto dice Rudolf Otto, secondo cui questo svelarsi apollinio tramite appunto la rivelazione è al tempo stesso un rivelarsi e uno svelarsi, nel senso uno svelarsi, togliere il velo da qualcosa che prima non si vedeva, ma poi anche un rivelarsi, che adesso noi rivelarsi vuol dire un'altra cosa, però rivelarsi significa anche rimettere poi il velo una volta che si è mostrato, quasi come se l'enigma fosse troppo potente da considerare in maniera razionale. Vi è questa illuminazione in cui la realtà divina viene svelata per un attimo e poi improvvisamente dopo viene rivelata nuovamente, il velo viene di nuovo messo su questa realtà. E io vorrei concludere adesso brevemente questo intervento notando come, al di là dei meri nominalismi, diciamo, che si possono aver avuti nelle varie tradizioni più o meno recenti post-monoteistiche, c'è questa idea che il culto di Apollo, che è un culto appunto, come abbiamo visto, della coincidenza oppositorum, del tremendo e del luminoso. C'è questa idea che questo culto apollineo sia rimasto vivo in maniera intima nell'interiorità di alcuni grandi poeti come Blake, come William Butler Yeats, come Percy Shelley. Se noi andiamo a leggere le rivelazioni poetiche, mistiche di questi grandi, poeti, diciamo, di questi grandi bardi, druidi, chiamiamoli come vogliamo, c'è questa idea sempre che il nostro mondo non sia altro che un tessuto ordito dalle potenze divine, un gioco di contrasti che vanno dipanati per raggiungere la vera realtà. C'è questa idea che l'uomo non è che un'imitazione degli dèi, che l'esistenza umana è l'ombra di un'ombra, che il vero mondo è la vera terra, direbbe Platone, la terra degli dèi, che sono gli abitatori dell'aria, come vengono chiamati nel Fedone, che sono gli iperborei, che sono i feris, che sono i tuatha de Danann, che sono questi demoni dell'età dell'oro, diciamo. Nei testi di Yeats, Keats, Shelley, Blake, noi troviamo un'escatologia molto forte, un'escatologia che si fonda appunto sulla scoperta che la
ispirazione poetica e quindi divina, l'esperienza divina, giunge per mezzo delle muse, giunge per mezzo delle ninfe e giunge con un superamento di quella che è meramente la realtà che noi possiamo vedere. Per esempio, in Anima Mundi di William Butler Yeats, egli stesso scrive: non potremo un giorno imparare a riscrivere le nostre storie per quanto riguarda queste cose? Uomini che sono oggi scrittori immaginativi potrebbero benissimo aver preferito nel passato influenzare in modo più diretto l'immaginazione degli altri. Invece che imparare la loro arte con carta e penna, avrebbero potuto starsene seduti per ore a immaginare se stessi come ceppi, pietre e bestie del bosco, finché quelle immagini non si fossero fatte così vivide che i passanti diventavano solo una parte dell'immaginazione del sognatore, e piangevano o ridevano o correvano via come piaceva a lui. La poesia e la musica non sono solito forse dei suoni che gli incantatori crearono per aiutare la loro immaginazione ad incantare, ad affascinare e a legare con un sortilegio loro stessi e viandanti. Quindi in questa corrente più o meno moderna, diciamo, degli ultimi secoli, di questa poesia apollinea, noi troviamo tutte quelle idee che ritroviamo anche in Eraclito, che ritroviamo in Pitagora, l'idea della musica delle sfere, l'idea che il Dio sia un enigma che va superato oltrepassando la cognizione semplicemente umana. E c'è anche questa idea di queste descrizioni di questo mondo divino, e queste descrizioni richiamano in tutto e per tutto le descrizioni della cosiddetta Isola Bianca, su cui giungevano in spirito gli iatromanti apollinei, questa isola dei beati, degli immortali, che abbiamo detto è l'isola delle Speridi, l'isola dei beati, e Avalon, ed è anche Fairyland, è anche il mondo delle fate, diciamo, questo mondo in cui il tempo non scorre, in cui secondo i miti irlandesi le persone che venivano rapite in questi reami o non tornavano più nel nostro mondo oppure ci ritornavano, erano passati secoli anziché minuti. C'è questa idea quindi che il mondo degli dei sia mortale per il mondo degli uomini, sia pericoloso, sia un mistero tremendo. Accedere al mondo degli dèi significa rinunciare del tutto alla propria umanità, alla propria sanità mentale, potremmo dire. Infatti, oltre alla dicotomia tra arco e lira, c'è anche la dicotomia del veleno, del serpente, che i pitagorici consideravano, no? Il veleno si chiamava farmaco nell'antico greco, e significa al tempo stesso veleno, ma anche medicina. Quindi, ancora una volta, l'idea che accedere al mondo degli dèi significa la morte nel mondo degli umani, no? E però questo mondo degli dèi è il mondo in cui i poeti vorrebbero vivere eternamente, quel mondo che William Butler Yeats chiamava la grande memoria e che ha molti contatti con i registri akashici della traduzione induista, e quel mondo che Blake chiamava il mondo dell'immaginazione pura, dell'immaginazione divina, e il mondo che Shelley chiamava semplicemente l'eternità. Grazie a tutti, finito qua. Qualche domanda? Vabbè, io sono un ripolire di domande, ne faccio una principale, poi se c'è tempo magari posso rispondere alle due secondarie. Ah, è interessante, diciamo, come si concilia l'escatologia, cioè l'idea di una fine dei tempi in cui si ritorna alla pienezza dell'essere, all'abolizione del male, alla coincidenza degli opposti, con una visione tipicamente pagana, ciclica. Sì, tempo. Sì, esattamente. Normalmente esattamente. La scatologia si è sempre, come dire, ha sempre fatto parte di una visione lineare del tempo, l'apocalisse, la fine della storia, quindi la confezione. Più per i monoteismi, però. Per i monoteismi. È molto interessante, ah. Dire paganesimo, sì, e l'escatologia. E poi le domande secondarie sono magari il rapporto anche con, vabbè, ma forse già l'accennato, con la Sibilla. Beh, iniziamo a rispondere a quella prima. Dai, sì, va bene, dai. Grazie. Rispondo io. Sì, sì. Sì. Ma, nell'ottica delle tradizioni antiche, da quanto ne so io, questi cicli che si
vengono uno dopo l'altro, non sappiamo ovviamente l'età dell'oro, argento, bronzo e ferro, sono quella della nostra tradizione occidentale. Nella tradizione induista questa cosa si vede che è più complessa, perché noi abbiamo degli yuga all'interno di Manvantara, all'interno di Kulpa, quindi vediamo che tutti questi cicli che sono miticamente rappresentati tramite l'immagine della catena di perle, che sarebbero i mondi manifestati che Vishnu sogna continuamente. C'è questa idea comunque che questi cicli non siano da vedere semplicemente la prospettiva lineare bidimensionale, ma piuttosto tridimensionali se non quadridimensionali, nel senso che vanno visti cicli all'interno di cicli, un po' come il famoso calendario azteco e maya. Abbiamo questi ingranaggi che coincidono con ingranaggi più piccoli e con ingranaggi ancora più piccoli, e tutta questa visione non è una visione lineare, è una visione anzi che appunto è come un gioco di scatole cinesi, ecco, no? E in tutto questo gioco della Maya, di questo tessuto ordito dalle divinità e tutto quanto, in realtà tutto questo gioco di scatole cinesi serve a una prospettiva escatologica per l'anima individuale, perché scoprendo, vedendo, insomma, capendo questa complessità incredibile del cosmo e dell'essere in tutte le sue diramazioni, l'uomo nella sua piccolezza quasi è rapito ed è anche liberato dal tempo strettamente lineare, sentendosi inserito in questo, come si può dire, in questo serpente cosmico quasi. E l'anima, è vero, c'è una fine scatologica, che è l'età dell'oro che ritorna e tutto quanto, però comunque c'è sempre un'idea che dopo l'età dell'oro ricominci, a seconda delle tradizioni, o quella dell'argento, oppure in altri, dall'oro poi si risale tramite ferro, bronzo, insomma ci sono varie tradizioni. Comunque la liberazione alla fine di un ciclo riguarda le anime di quel ciclo, diciamo. Però in questa visione sciamanica, platonica, anche le anime si reincarnano continuamente a vari livelli, livelli dal più sottile al più pesante, quindi possiamo pensare, questa è una mia interpretazione, che le anime poi liberate alla fine del ciclo vadano a manifestarsi a un livello più sottile nel ciclo successivo. E quindi vediamo che non c'è mai una fine definitiva a questa escatologia, come se l'essere appunto fosse sempre impegnato a ritornare alla fonte originaria. E c'è questa idea che esiste anche in ermetismo, in alchimia, o anche nello sciamanesimo e nel buddismo mahayana, che l'operatore magico deve liberare tutto il cosmo, non deve liberare solo se stesso, la sua anima, deve liberare un filo d'erba, deve liberare, no, un inserto, deve liberare qualunque scintilla dell'essere che è intrappolata in questa materia terrena. E ovviamente questo si collega anche con i vari miti dei personaggi divini, sovrani dell'età dell'oro, che sono intrappolati sottoterra, nella grotta sotterranea, nella roccia, nella materia. C'è sempre questa idea di liberare l'oro, no? Anche nell'alchimia l'oro va liberato dalla pietra, dal piombo, no? E anche qui c'è il simbolo Saturno, Cronos è il piombo, perché è il tempo pesante, lo spazio-tempo, però Saturno Aureo è l'oro, e questa escatologia di trasformare il piombo in oro ci riporta di nuovo al trasformare Cronos in Apollo, in Saturno Aion, che invece è l'essere prima dello spazio-tempo, della divisione tra spazio e tempo, l'essere immortale, diciamo così. Grazie. E l'altra? Non vorrei togliere tempo agli altri. Vediamo se ci sono gli altri. No, ci sono. Vai pure. Un altro, probabilmente anche, diciamo, un rapporto con la Sibilla, e quindi con i pittoni. Esattamente, sì, l'antro della Sibilla umana al lago Averno. Mi ha incuriosito l'accostamento etimologico tra sciamano e semining. È da verificare, Se ne sapete qualcosa di più preciso. È la prima volta che lo sento. È da verificare, sì. Grazie. Grazie. Sciamano ha origini indoeuropea e induista. Sciamano sì, sciamano ha origini siberiane. Sì. Altai così. Ma ci sei mai a che fare col segno, quindi, però forse anche con il seme, l'escatologia del seme, no? Dei misteri eleusini, però qua
sono interpretazioni a nome. C'è una grande questione, proprio una domanda che faccio a voi, per mettere insieme i due dialoghi. C'è una grande questione che secondo me è quasi palpabile a livello percettivo, che è: dov'è finita la luce? Perché come io, è come se fosse cambiata la percezione della luce, come se ci fosse calato un velo un po' più scuro negli ultimi anni sugli oggetti, sull'atmosfera. Questa è una percezione che ogni tanto chiedo, se anche gli altri la vedono così. Gli ultimi anni, decenni? L'ultimo decennio, l'ultimo decennio. Credo sia un po' una percezione che si ci sia in ogni singolo decennio. Cioè, nel senso, nella storia, i contemporanei, diciamo, in quel periodo storico, hanno sempre visto quel momento storico, esatto, un po' in modo buio, no? Negli anni 80 no. Negli anni 80 non c'era. C'è una dimensione apocalittica, stando sulle dimensioni scatologiche, c'è la dimensione apocalittica della bomba, però c'è l'ottimismo. Beh, c'è questi... Il mondo poteva saltare in aria in un secondo, però la luce non era così. C'è tradizionalmente questa idea della discesa, cioè della un'evoluzione discendente, anche un tempo che diventa sempre più veloce, come una corrente di un fiume che diventa sempre più, no? Sempre più veloce, trascina sempre più detriti, e questo, cioè, nelle tradizioni antiche è perfettamente riconosciuto questa, alla fine, appunto, la trasformazione dell'età del ferro a quella dell'oro, oppure la fine del manvantare, inizio successivo, a questa immagine proprio di un fiume che prende sempre più velocità e alla fine rompe gli argini, e da lì si finisce il tempo praticamente, una visione scatologica che si ritrova anche nelle in altre tradizioni, anche non so, come quella dei gesuiti, del punto omega di Charles Ben, o anche scatologie psichedeliche come quella di Terence McKenna, che hanno a che fare con operazioni indubbiamente sciamaniche, con l'uso di piante psicotrope. E Terence McKenna, pur partendo da un, diciamo così, corrente culturale ben diversa da quella dei platonici, arriva alla conclusione che il mondo avrà fine con un escaton, con un'implosione in cui la materia si trasformerà improvvisamente in luce. Quindi c'è questa idea proprio che alla fine dei tempi ci si trovi in uno stato di disordine totale, è riconosciuto anche dalle tradizioni antiche, cioè il disordine totale deve arrivare prima del cambio di paradigma. È come pensare a una clessidra che si svuota e si gira, è come pensare a un... abbastanza chiaro. Il problema è dove siamo adesso. Quello è un problema che ci si pone da 2000 anni o 3000 anni, perché già dal tempo si diceva di essere nell'età del ferro, quindi... Poi gli induisti dicono dal 3000 avanti Cristo, morte di Krishna 3200 avanti Cristo, però sono sempre date comunque, anche lì McKenna dice ovviamente 2012, pare che nel 2012 non c'è stato nulla, però non per questo bisogna dire non ha capito un cazzo McKenna, cioè l'idea comunque che questo momento debba arrivare, e debba arrivare sia a livello individuale che poi a livello collettivo in qualche modo, che può essere domani o tra un miliardo di anni, però l'idea comunque scatologica che sta dietro il cosmo è quella importante, non è tanto quando questo momento arriverà o meno, secondo me. A livello scatologico. Ma questo secondo me questo momento, però una mia interpretazione personale, non è nel tempo. È bravissimo, è bravo, sì. Ma è però prima, vedi, può essere al di fuori, sì, del tempo per l'individuo, no, però. Però per il collettivo no. Idealmente c'è questo momento anche collettivamente, non solo per l'essere umano, ma per qualunque tipo di intelligenza che è bloccata nel mondo sublunare, diciamo, in tutta nel samsara, sì, nelle ronde samsariche. Sì, sì. Pensavo un altro elemento un po' inquietante di Apollo, della polemica, che è la crudeltà. Assolutamente. Nell'episodio, per esempio, di Apollo e Marsia. Assolutamente. Dragone, poi lui, Apollo vince, uno si accontenta di questo, no? Scuola. Pensa bene, sì, di scuoiarlo, sì, quindi sì. È una cosa molto... Però vedi, scuoiare vuol dire anche portare alla luce qualcosa che sta sotto. E Marsia è un satiro, e quindi è legato a Chirone, che è l'inventore della medicina. È legato ai dattili, legato a Cureti, a tutte queste
presenze, entità feriche che comunque sono collegate sia ad Apollo che a Zeus, no, nel mito greco. E anche qui c'è la coincidenza degli opposti tra il dio superiore, solare, tutto quanto, e invece queste entità, no, sotterranee, oppure metà paniche, no, metà uomini, metà... Tra l'altro spesso Apollo veniva adorato nei tempi sotterranei insieme a Pan e alle ninfe. Quindi, scoprendo questo, viene proprio viene buttato giù quel muro tra Apollino e Dionisiaco, che è un mito germanistico, non esiste storicamente nella tradizione greca questa differenza tra Apollo e Dioniso, e anche Pan. Spesso i culti sono connessi. Sono connessi nello stesso luogo. Sono nello stesso luogo, esatto. Spesso sono misti, gli epiteti sono gli stessi. Lo stesso anche delle metamorfosi, no? Pan e, Apollo e Dafne. Apollo e Dafne, Sibiru, chiaramente. C'è la stessa. Esattamente. Trasformazione. Esattamente. Iperbore, dicevi, non hai poi parlato di poco. Però c'è una conferenza che puoi sentire su SoundCloud di Axis Mundi, che è su, interamente su sciamanesimo e iperboreo. Sì, guarda, ho concentrato gli argomenti più su altre cose, perché comunque sono anche sugli iperboreo. Ho pubblicato sul sito il capitolo di Giuliano sullo sciamanesimo iperboreo. Quindi si può andare a leggere, poi vabbè, pubblicherò anche questi punti. Oh, ciao, ci vediamo, grazie per essere passato. Comunque sì, l'idea in questo mondo degli iperbori, di questa... Praticamente il concetto centrale è questo di isola. Un'isola che non va solo pensata in maniera dell'isola nel mare, ma appunto l'isola significa un centro, un polo che sta isolato dal mondo della manifestazione che noi possiamo vedere adesso. Un mondo che è nel mondo ma non è nel mondo, che è fuori dal tempo. Infatti tutte queste isole sacre, l'isola dei Beati, Ogigia, Avalon, l'isola delle Speridi, Iperborea, sono isole in cui il tempo non scorre, in cui i Beati rimangono sempre giovani, in cui vivono in questo stato di vita nella morte, di non si capisce bene, di morte nella vita, come se fossero cristallizzati in attesa che ritorni l'età dell'oro, no? E Platone nel Fedone, nel Critia, parla di questi abitatori di Iperborea come di abitatori dell'aria. C'è questa idea nella visione platonica che il nostro mondo, la nostra terra, è come se fosse concavo. Noi viviamo in una buca e il livello del reale, che è quello dove il livello, no, della superficie della buca, vivono gli iperborei. Quindi sono degli spiriti dell'aria, vivono nel mondo sottile, vivono nel mondo superiore. E appunto lo sciamano, lo iatromante, deve arrivare in spirito al loro mondo, no? E poi qua ci sono una serie di collegamenti con la letteratura celtica, delle navigazioni di San Brendano, di San Patrizio, queste navigazioni in spirito verso queste isole mitiche nell'Atlantico, da cui poi nasce anche l'idea del purgatorio, che poi è strettamente connessa anche con il mondo dei feri sotterranei. Comunque questo mondo divino viene sia descritto come un'isola, appunto per i motivi che abbiamo detto, sia in senso sotterraneo, perché appunto sta dietro al nostro, sta dietro e sotto il nostro, come se stesse dietro alla realtà che noi vediamo. E quindi c'è questo senso del, sì, anche, dell'isolamento, ma anche del fatto che sta dietro una barriera, che poi è la Maya induista, che è... Grazie a te. Ci sono altre domande? A questo punto uno di voi, non mi ricordo chi, però, ha citato Tifone. Io. Ecco, è interessante, non so se può sollevare una riflessione, un pensiero. Se effettivamente deve essere per certi versi lasciata da parte la dicotomia Dioniso-Apollo, non è
non si può prendere in considerazione invece la dicotomia Apollo-Tifone, dove Tifone si ricollega etimologicamente al verbo to form, perciò colui che è borioso, colui che è gonfio di boia, di tracotanza, no? E questo non può essere dare una riflessione, un pensiero. Visto che Apollo è tracotante. Esatto, esatto. È come se fosse un doppio, volevo. È come se fosse un suo doppio. C'è una dicotomia, un contrasto al medesimo tempo, però. Eh sì, è quello che coincidenza positiva, cioè unione di ammazza la sua tracotanza e poi cioè, paga la penitenza per la sua tracotanza, esiliando. È un po' come San Giorgio il drago, San Michele il drago, no? Anche in alchimia c'è questa cosa di uccidere il drago per. Che sarebbero, no, anche le. Psicologicamente sarebbero anche le forze inconsce da tenere a bada, no? Per raggiungere questo equilibrio che porta al mondo divino. Ma anche. Per esempio la figura del drago nel mito Apollino si può trovare anche nella figura del drago Ladone che cura l'albero.